Cosa può fare per te quest'umile principe caduto? Sei qui per confessarti? Ogni scelta è il tuo stato attuale. Kel'thas Sole Alto è un pericolo per tutti. Terrò fede al mio giuramento. Sono qui per servire. Fuori dai piedi! Vendicherò il mio popolo! Insolente! Non sei tu a dare gli ordini qui. La stessa arroganza che ti ha rovinato quando eri in vita. Affronta il tuo passato, o esso ti condannerà. Servi il tuo scopo. Cambia i tuoi modi, o lo farò io. Prenditi cura della tua... Aiutami a identificare i veri peccati di Kel'thas Sole Alto. Quale difetto caratteriale ha ostacolato di più Kel'thas? Gelosia? Arroganza? O avidità? Stracolmo di arroganza, proprio come tanti altri tiranni. Quando il pozzo solare cadde e Kel'thas cercò disperatamente un legame magico per il suo popolo, a chi prestò il suo aiuto? Al re dei Lich? Agli dei antichi? O alla legione infuocata? Sfruttò la tua arroganza, paranoia e ossessione per piegarti al suo volere. Ho scoperto il fratello che grava maggiormente sull'anima di Kel'thas Sole Alto. In che modo Kel'thas ha deluso il suo popolo? Lo ha abbandonato? Lo ha tradito? O lo ha corrotto? Kel'thas Sole Alto ha commesso tutti questi peccati contro il suo stesso popolo! Non puoi giudicarmi. Ho fatto il necessario per salvare il mio popolo! Hai fatto quello che volevi e tutti gli altri ne hanno subito le conseguenze! Kel'thas Sole Alto, hai deluso il tuo popolo!
ti ascolterò e mi ricorderò. La fauce è più vicina di quel che pensi. Continuerai a regredire se non estraiamo l'animum in eccesso dalla tua anima, Keltas. Ti porterò in un posto dove potremo rimuovere tutto quell'animum in un modo produttivo. Il mio padrone ha detto di sì. Ho del lavoro per te. Com'è messa la questione? Dobbiamo sempre lottare per mantenere il vantaggio. Usa tutte le scorte d'armi. Questo posto è un disastro. Anche tu lo sei. Ecco perché siamo qui. Non c'è sacrificio senza sofferenza. Osserviamo tutto. Bisogna rendersi umili per evitare l'estinzione, Keltas. Organizzerò la cerimonia mentre tu ti prepari. È forse peccato combattere per la sopravvivenza? Quando avrai di nuovo bisogno di me? Ehi, calcafauce! Maestro!
fuori dalla mia portata. L'accusatrice vuole solo umiliarmi. Il mio animum è sprecato su degli esseri così insignificanti. Sfida! Ridurrò in cenere il tuo mondo! No, ne mostrerai pietà. Il tuo nemico vivrà. Pietà! Lei deve pagare! Tu sei debole! La tua arroganza ossessiva ti acceca! Col tempo te ne libererò! Dovrei usare il mio animum su un animaletto del principe. Hmm.
questi richiedono così tanto del mio anima. C'è perdono senza redenzione. Noi osserviamo tutto. Ogni scelta conta. Cambia i tuoi modi, o lo farò io. Prenditi cura della tua pietra del peccato. Questo rituale ti aiuterà a espellere l'animum in eccesso dentro di te, Keltas. Farà male, ma non più di quello che ti meriti. Ora, Keltas! Non espelli l'animum! Questo bersaglio. Mi serve un bersaglio. No! Io voglio il suo potere! Sciocco! Quell'animo vincola la tua pietra del peccato! Rilascialo o ti getterò nella fauce io stessa! Indietro! Mi occuperò io di questa manifestazione! Sono libero! Non direi. Quella pietra del peccato appartiene ancora a te, Keltas Solealto. Occupatene. Sacrificio senza sofferenza. Capisco. La fauce è più vicina di quel che pensi. Questo è stato soltanto il primo di innumerevoli sacrifici che dovrai fare per espiare i tuoi peccati, Keltas. Non c'è redenzione senza sacrificio. Servi il tuo scopo.
È forse peccato combattere per la sopravvivenza? Molto bene. È troppo lontano. Devo avvicinarmi. Opportunità di provare la mia nuova arma. Ventir sono in combutta con un Lich! L'accusatrice deve permetterci di dargli la caccia e distruggerlo! Yeah.
nera. Cambia i tuoi modi. Volevo informare subito il principe Renatal della minaccia di Maldraxxus. Affido Keltas alla tua custodia, Calcafauce. Rendilo umile. Siamo l'unica cosa che si frappone tra te e l'estinzione, Keltas. Se hai qualcosa da dire, dilla. È tutto? Il mio popolo è stato massacrato. La nostra fonte di magia dissacrata. Tutto per resuscitare un lich nella non morte. Lo incenerirò col calore di 1000 soli. La morte del maestro significa che... L'eliminazione del maestro non cambia nulla. Di Adama Wixara che sono ancora in carica e... La mia carrozza è di sopra. Finiremo questa discussione lungo la strada. Potere spetta a me. Ora che siamo lontani da occhi indiscreti, puoi rassicurare Dama Wixar e dirle che il nostro piano resta uguale. Potremmo anche essere in grado di aumentare il ritmo con cui la riformiamo di animo. Farai enormemente piacere all'Arcilich. Indubbiamente. Informa la tua signora che sono ancora al comando. Tutto procederà senza intoppi.
se farà bene la sua parte. L'Arcelitz non ammette fallimenti. Mi fa piacere che siamo d'accordo. Suppongo di avere tempo per ascoltarti. Nessuno mi può giudicare. Non hai bisogno di legarmi. Non rifiuterei mai la possibilità di distruggere un Lich. È troppo lontano. Il nostro maestro non tollererà un fallimento! Comprendere il suo potere! Non puoi comprendere il suo potere. Eseguiremo il volere dell'Arcilich! L'Arcilich non cadrà! È fuori dalla mia portata. Questa macchina non va! Thank you.
Mi serve un bersaglio. Comprendere il suo potere. Devo avvicinarmi. Col re del sole. Oh. Contemplerò le mie trasmette. Eseguiremo il volere dell'Arcilich. Non mi serve un bersaglio. Prendere il suo potere. Il nostro maestro non tollererà un fallimento. Di comprendere il suo potere. Cosa vorresti da me? A quando avrai di nuovo bisogno di me? Eseguiremo il volere dell'Arcilich! Troppo lontano. Voi sciocchi ci avete infine scoperto. Del pozzo solare. Finalmente avrò giustizia per Luna Argenta. Posso imparare a essere umile, ma mai docile. Ricorda il pozzo solare. Te lo garantisco, avrò la mia vendetta. Ma
Immagino di poter attendere. Assicurati di informare l'accusatrice del mio altruismo. Il mio padrone ha detto di servire tutti. Permettimi di prendere Keltas dalla tua custodia. Salve, Calcafauce. Ci servirà una grande forza. Dobbiamo pianificare la nostra prossima mossa. Non voglio altre sorprese. Proverò a ottenere più informazioni dalle anime recuperate al covo del maestro. E io mi metterò in contatto con i miei agganci di fiducia, Maldraxxus. Vieni, Keltas. Hai servito bene oggi, ma sei ancora lontano dalla redenzione. Proprio tu parli di redenzione? È Kel'Thuzad che pagherà per i suoi crimini. Ridurrò in cenere le sue gelide ossa. Concentrati su te stesso. Il tuo odio ti sarà solo d'intralcio.